Ciao, ciao, ciao. Ci vediamo, ciao. Andiamo con nonno in macchina nostra a Napoli. Espresso, ma proprio da vivere, da gustare e da amare questo mondo. Sì, questo è un caffè amabile. Upside down and then you in my bed. Si prende col caffè? Sì. Sì. Allora, guarda, io prendo sì. Un caffè campana. Io non adesso questo caffè. Ciao! So let's not waste another minute. Aspetta. Finalmente ci siamo rincontrati con l'allegra famigliola. Adesso Anna Sofia farà il caffè. Farà il caffè. Sì, è appassionata di bambini. Perché è in arrivo uno. Però non facciamo vedere ai commissari, quelli dell'igiene, che Sofia sta mettendo i piedi sopra il banco. Esatto. C'è Anna Sofia che avrà l'onore di imparare a fare il caffè, vero Sofi? Guarda bene, nel caffè, no? Ti stanno insegnando un mestiere. Questo lo puoi rivendere per qualche anno, eh? Esportiamo l'erevazione campana anche a Roma. Vai, prendi. Vai, premi il pulsante. Bravissima! Bravissima! Puoi chiudere la bocca adesso, eh? Ecco. Perché noi non siamo in un semplice bar, ma siamo, dillo tu, meglio di te chi lo sa dire, nella bottega di caffè speciale di Campana Caffè. E lei è proprio la signorina campana, la cioè signorina campana. Ce l'ha scritto qua, anche se adesso la parannaccia se l'è tolta, però vi assicuro che ovunque c'è scritto campana. Ovunque, è tutto brandizzato. Allora, se passate a Pompei, oltre gli scavi, andate qualche metro più in là, arrivate alla stazione, proprio davanti alla stazione, c'è il caffè campana. E qui vi potete fare una cultura del caffè, nel senso che non solo Paola, ma tutti quelli che trovate qua dentro vi racconteranno una storia. Pure il barbiere là dietro lo sa la storia. Vi racconteranno come va vissuto il caffè, come va degustato e se lo trovate salato all'inizio è normale. Perché poi tutta la magia sta dietro. Comunque non è un errore, una volta ho dato un caffè ad Anna Sofia con il sale, infatti me l'ha sputato. E infatti, ma non, era voluto, c'erano note di iodio, c'erano, esatto, vuol dire, sentori di mare, invece no, c'era schifo, non è come qua. Schifo il caffè con la moka. E invece ora che avete assaggiato? Mi è rimasto ancora il sapore di fruttato in bocca, è incredibile. È differente, il caffè? Sì, non si sente quel sapore di bruciato nella bocca. Ma che origine era? Allora, il mio era etiope. Il mio pure era Dio. Era lo stesso. Note di? Frutti rossi. Batte rossi. Di goji. No. Allora, il mio c'aveva la liquirizia, quello di stamattina. Allora, questo aveva delle note fruttate, un po' di acidità e poi che ha? La vena alcolica di sherry. E la vena alcolica di sherry. Lo capite? Questo non è un posto, un bar qualsiasi dove prendere un caffè al volo. Cioè, è proprio per persone tipo che vanno magari a prendersi la birra artigianale e qua c'è il caffè specialty che offre tutte queste cose. Quindi, insomma, fateci un po' più giù che ti tagli la testa. Lo so, però poi non c'entriamo. Ma sto premendo rec, sì, ce l'ha. E i dolci pure che ve li dico a fare, insomma, sono spettacolari. Sono arrivato a dentro, eccezionale, tutto sano, a chilometro zero, nel senso che il balcone sta qua e voi state davanti, quindi è chiaro che è chilometro zero. E poi c'è una cosa, cioè questa cosa qua, a me, delle glessidre al caffè. Delle provette di caffè, con diversi gradi di tostatura. Sì, dal più chiaro al più scuro. Quindi questo è quello. Questo è il caffè verde, il caffè crudo, come nasce in origine dalla bacca di caffè in Cantagione. E questo quando inizia il caffè a imbrunire, a caramellizzarsi, quindi a perdere tutta l'acqua. Questa è la parte interessante. È il livello ottimale di tostatura nostro. Allora, è quello che serviamo a cliente finale. Questo. E invece qual è quello che servono nei bar? Normalmente purtroppo è questo qui bruciato.
che perde tutti gli aromi, tutte le note aromatiche. Facciamo sentire a Martina l'odore del caffè che viene servito in genere in bar. Oddio. Arancio del bruciato. Arancio del bruciato, questo senti è quello che di solito viene sa servito. Proprio di carbonella. Questo è quello che serviamo qua. Questo sì. Questo è aromatico. Questo è un eau de café de campana. Dovresti farlo, secondo me, un eau de café. Sì. Ma che caffè hai bevuto prima? Non era eau de café quello? Sì, però da capito. Microfiltre. No, l'ambiente. Ma soprattutto l'ambiente, un profumo d'ambiente. Un profumo d'ambiente, campana, vedi? Un profumo ambiente campana. Si potrebbe fare. Si dovrebbe progettare. Sì. Maiana, abbiamo avuto un'idea. Un'idea, se la finanzi. Soprattutto lui da prima sta ancora tenendo lei in braccio, sì. Incredibile, si vede che sta per diventare papà, si sta allenando. Si sta allenando? Eccone un altro, è diventato doppio, triplo, che sto bevendo, quanti caffè? Non lo so, quanti caffè hai fatto? Quanti caffè stai facendo? Non lo so. Dai, andiamo, prendiamola, va. E voilà. E va buo. Allora, a questo punto, un saluto, lasciamo alla cugina Paola. Ciao Paola. Io ho passato molte ore qua dentro, ma veramente tante ore. Veramente tante ore, sì. E loro andavano a fare il giro dei parenti. Ormai conosco a menadito i tavoli. Ah, oh, vedi, oh, pure il nonno. Il nonno deve entrare nel vlog anche lui. Il nonno che durante tutto il viaggio ci ha raccontato i vari momenti della sua infanzia, perché ogni città, ogni paesino aveva un suo momento. E niente, mi sa che andiamo a mangiare la pizza e torniamo a Roma. La pizza è d'obbligo. Allora, cioè io non vi posso far vedere niente perché ormai l'ho pappato tutto, ma era buonissimo. Come si chiamava? Le Montanarine. Montanarine col San Marzano, che è buonissimo. E poi quando si è arrivata la mozzarella, un'esplosione di gusto. Adesso c'è questo pugnetto di riso, sempre col San Marzano, che andrò ad assaggiare. Lo vuoi? Buono, buono, buono. È uno dei movie, che è movie? È puzzante! È puzzante! C'è fuori fuoco, Sofì! Non ti vede! Non ti vede! Ma mi levi le mani, per non favore! Ti vede. Leva le mani! Non ti vede! Che ne sai? Tu mica ci stai! No, devi! È puzzante! È puzzante! Oh, Sofì! È puzzante! È puzzante! Dai, è puzzante! Ma che vuol dire il puzzante? Non è fuoco, Sofì, il piede? Gira la ghiera. Gira la ghiera. Lo dice pure lei. Gira la ghiera. It's alright now, but I don't know if I can take another go round.